la guerra del terrore che diciamo noi tutti conosciamo, comunque soprattutto la nostra generazione conosce, quella iniziata col 2001, quindi con l'attentato alle Torri Gemelle. È stato il primo evento mediatico che ha coinvolto tutto il mondo, dove tutti sono venuti a conoscenza dei terroristi, tutti hanno conosciuto chi era Bin Laden. Ed era una comunicazione, quella di Al Qaeda, sicuramente molto diversa rispetto a quella del Califfato, una comunicazione diversa sotto molti aspetti, principalmente per le diverse tecnologie che c'erano in campo, ma soprattutto perché non utilizzavano l'immaginario, l'ideale occidentale, era un tipo di comunicazione semplice, una comunicazione base, mentre la comunicazione del califfato è molto più ricercata, molto più attenta ed è appunto una comunicazione che è figlia della nostra, prende tutto ciò che è il nostro immaginario, tutto quello che è il nostro bagaglio culturale e ce lo rivomita addosso secondo le loro forme, quindi ancora più violento e ancora più volgare. E questo che fa la grande differenza tra i due tipi di comunicazione. Poi ovviamente sono state le innovazioni tecnologiche, quindi abbiamo adesso i social network che sono stati fondamentali per il califfato, abbiamo sofisticate attrezzature, portatili, quindi possono essere spostate anche nei campi di battaglia, dove appunto il califfato ha utilizzato spesso dei soldati cameraman, su ogni campo di battaglia aveva almeno 4-5 cameraman posizionati in punti diversi che si occupavano di riprendere la battaglia, cosa impensabile fino a 10 anni fa, cosa che nessuno gli sarebbe mai venuto in mente. Questo tipo di comunicazione è figlia dei nostri tempi, quindi appunto delle nuove tecnologie, dei nuovi social network, della velocità dell'informazione, quindi di questa globalizzazione. Dell'informazione, un'informazione veloce che in tempo reale ti fa vedere ciò che succede. Quindi venivano riprese immagini nei campi di battaglia e venivano subito inserite nel circolo dei nuovi media, mentre altre venivano elaborate in dei laboratori, quindi anche qui abbiamo un salto di qualità, c'erano dei laboratori sofisticati, dei laboratori quasi hollywoodiani, dove il materiale veniva lavorato, veniva selezionato solo il materiale migliore, veniva editato, quindi si creava una comunicazione perfetta, patinata, come appunto quella che siamo abituati a vedere nel mondo occidentale. E questo è dovuto anche alle conoscenze che gli esperti del califfato avevano, infatti la maggior parte degli operatori della comunicazione del califfato sono ragazzi occidentali che si sono laureati in accademie o europee o occidentali, quindi anche americane, alcuni addirittura hanno lavorato ad Hollywood. Quindi hanno portato al califfato delle conoscenze, delle abilità che prima non avevano e questo è stato sicuramente un punto a favore per la comunicazione del califfato. Sono appunto molto inseriti sul territorio. È un modo regionale che non, appunto non si avvale di particolari tecnologie, di particolare comunicazione, è più quasi un passaparola. Si sa che cosa vogliono quelle moschee, si sa cosa si studia in quelle moschee e quindi si crea un bacino di utenti, ma non fanno utilizzo di determinate comunicazioni, non hanno l'obiettivo che aveva il califfato, appunto di farsi conoscere in tutto il mondo e appunto di attirare l'attenzione degli stranieri, dei combattenti stranieri, dei musulmani di seconda o terza generazione, non hanno questo obiettivo, hanno un obiettivo prettamente regionale e sono convinti di quello che fanno e questo si vede appunto anche negli scontri, non sono disposti a mediare, sono intransigenti, infatti gli scontri che si vedono soprattutto alla fine del film fanno capire che è una situazione abbastanza grave, la tensione è alta nel paese per questo argomento e ciò è dovuto secondo me anche al modo in cui plagiano i bambini, perché questo è fondamentale, nel senso che si sta preparando una nuova generazione di fondamentalisti, di estremisti e quindi ci sarà sempre un riciclo, come possiamo definirlo un riciclo, quindi moriranno i loro padri, ma ci saranno loro che insegneranno ad altri ragazzi la via dell'estremismo e quindi bisogna trovare un modo per interrompere questo circuito, per bloccare questo cerchio, se no sarà un continuo andare avanti finché la situazione non peggioreranno, perché questa tensione sociale sfocerà per forza in una guerra civile.
La propaganda esiste, quella del califfato, che è l'ultima che abbiamo visto, è potentissima, nonostante dall'altro lato si professasse un ritorno ai valori fondanti dell'Islam, quindi e si cercasse una contrapposizione all'Occidente. Ma appunto, nello stesso momento venivano presi non solo strumenti occidentali come la pubblicità e il marketing, ma tutto quello che è l'immaginario occidentale. Quindi vi è una contrapposizione, si cerca di far passare un messaggio, il messaggio dell'Islam, di un Islam che richiama i valori antichi, i valori di Allah, in una maniera totalmente nuova, in una maniera moderna, quindi con tecnologie avanzate, con nuovi media, con tecniche sempre più moderne e con tecniche soprattutto occidentali, in quest'epoca dove i nuovi media riescono a entrare in contatto con tutti, qualunque gruppo religioso, chi prima, chi dopo, utilizzerà sempre queste tecniche, soprattutto adesso che il califfato ha sdoganato questo tipo di tecnica, ha fatto vedere cosa si può ottenere con le nuove tecnologie, investendo in questo tipo di comunicazione, anche gli altri gruppi religiosi saranno portati a investire in questo tipo di comunicazione. La somiglianza con il califfato soprattutto è sul fatto di inserire all'interno delle nuove generazioni un'ideologia precisa, appunto quella dell'estremismo, del jihadismo, di un Islam estremo. E come fa il califfato avviene anche all'interno delle moschee rosse questa cosa, ovvero questi ragazzi vengono educati a una certa religione, educati a un determinato tipo di regole, e non hanno altra conoscenza se non quella del Corano. E gli vengono fatte promesse che per noi occidentali sono assurde. Per esempio, a un ragazzino che sta per entrare nella moschea rossa, gli viene detto che se un bambino impara il Corano a memoria, non solo andrà in paradiso, ma permetterà anche a 10 dei suoi parenti di andare in paradiso, anche se non se lo meritano, e anche se avrebbero meritato l'inferno, andranno in paradiso. Quindi queste promesse, questa ideologia che viene insegnata fin da bambini crea un'educazione che portano avanti per tutta la vita e, come dicevo prima, crea una nuova generazione non solo pronta a sacrificarsi e quindi a suicidarsi per la causa jihadista, ma crea una generazione pronta a continuare questa ideologia, quindi a portare avanti questa ideologia, un'ideologia che per quel che riguarda l'educazione è molto simile a quella del califfato, se non uguale. Anche il califfato aveva delle proprie scuole, ci sono delle scuole dove sicuramente si impara l'arte militare, vengono addestrati, quindi si pensa già a un futuro in cui questi ragazzi dovranno essere coinvolti in una nuova guerra, ma molte ore sono dedicate all'istruzione del Corano. Non si studiano altre materie, non si studia la storia, non si studia la geografia, si studia solamente il Corano. Dal califfato sono state inserite le classi divise, classi di soli uomini e classi di soli donne. Gli insegnanti sono tutti uomini e la giornata è scandita dalle ore di studio del Corano, di ripetizione del Corano e da ore di insegnamento militare e fisico, e questo produrrà un'altra generazione pronta a un conflitto non solo armato, ma soprattutto, forse la parte più importante, è il conflitto ideologico a cui sono pronti, e sarà questo da dover andare a sconfiggere. Il conflitto armato si può sconfiggere militarmente con le giuste tecniche, con le giuste strategie. Il conflitto ideologico invece è molto più complesso, ancora gli occidentali non hanno trovato un sistema per arginare o confrontarsi con questa ideologia, non riescono a contrapporre un'ideologia altrettanto forte. Quindi questi ragazzi sono totalmente convinti, ciecamente convinti di quello in cui credono e quello che gli viene insegnato. La motivazione economica è una delle motivazioni sicuramente, anche nel califfato spesso molti foreign fighters erano ragazzi, soprattutto ragazzi, che avevano dei bisogni economici, non loro direttamente, la famiglia aveva un bisogno economico e loro si sentivano in dovere di aiutarle economicamente, quindi cosa facevano? Si alleavano all'ideologia del califfato, che prometteva appunto uno stipendio. Soprattutto all'inizio il califfato era in grado di offrire un'entrata mensile ai suoi combattenti,
questi soldi poi venivano appunto inviati alla famiglia. E questa è una motivazione molto più forte di quello che si creda, quel che si crede. Infatti, anche se l'ideologia non coinvolge direttamente una persona, il lato economico spinge questi ragazzi ad unirsi a questa causa, appunto per aiutare la propria famiglia. In questo caso i ragazzi coinvolti sono molto giovani, quindi sono dei bambini, quindi sono ignari spesso di quello che andranno a fare, ma è la famiglia ad avere un bisogno economico e in questo stato di povertà è come se vendessero l'unica cosa che hanno di proprietà, che so, appunto sono i loro figli. Ovvio, anche le famiglie sono in qualche modo plagiate dalle promesse fatte all'interno delle moschee. Gli viene promessa appunto che se i loro figli impareranno il Corano, non solo i loro figli avranno accesso al paradiso, ma anche 10 dei loro parenti andranno in paradiso. E con queste false promesse, molte famiglie in condizioni socio-economiche terribili decidono di affidare i loro figli a queste moschee, che non fanno altro che plagiarli e costruire un'ideologia nella loro testa. Questo tipo di ideologia che abbiamo visto nel documentario sul Pakistan, ma che si trova in altre regioni del mondo, non è morta con diciamo, la fine del califfato mediatico, non morirà anche se queste moschee verranno distrutte, perché rinizieranno, non solo perché sono pronte generazioni di ragazzi ormai coinvolti in questa ideologia e convinti di questa ideologia, ma perché fondamentalmente questa ideologia non ha bisogno di nulla, se non un luogo dove praticare questo estremismo. E quindi rinascerà, nel senso verranno buttate giù delle moschee, verranno ricostruite o si professerà questo tipo di estremismo in delle case. Non è sicuramente con la violenza che si riuscirà a risolvere questo problema, anche se lo scontro civile dovesse portare a una vittoria dello Stato civile, quindi anche a una distruzione totale delle moschee, anche a un arresto dei principali esponenti di questo estremismo, non cambierà nulla sostanzialmente. Nel giro di qualche anno, questa situazione si riproporrà e probabilmente ancora più forte di prima, ma come lo stesso succede in Siria con il califfato. Adesso militarmente il califfato è in ginocchio, probabilmente entro qualche mese verrà sconfitto totalmente, ma tra qualche anno potrebbero essere 5 o 10, ritornerà un altro tipo di estremismo religioso, pronto a riprendere il discorso da dove si era interrotto. Questo perché l'ideologia non si può sconfiggere militarmente o con la protesta. Bisogna capire che dobbiamo trovare un dialogo. Per quanto possa essere difficile dialogare con un certo tipo di estremismo, si deve trovare un dialogo, si deve trovare un'ideologia da contrapporre. Soprattutto l'Occidente lo deve fare, se parliamo in una dimensione più ampia. Soprattutto l'Occidente deve fare questo sforzo, trovare un'ideologia da contrapporre a un estremismo che dura da anni, se non da secoli, ed è impossibile da sconfiggere perché ci sarà sempre qualcuno pronto a riproporlo, a riprodurlo, in maniera sempre più violenta, come la nostra società. Quindi con situazioni sempre più scioccanti, con situazioni sempre più violente e guerre sempre più crude. Quindi forse la soluzione più complicata di quello che noi crediamo, perché trovare un'ideologia o trovare un dialogo con questi tipi di estremismi è complicato, principalmente perché loro non stanno cercando un dialogo, loro cercano una contrapposizione. Questo perché gli torna utile, una contrapposizione li rende più forti, una contrapposizione li rende più uniti, un gruppo più unito e più chiuso. E perché noi non siamo capaci di entrare in contatto con loro, di proporre un dialogo, di avere una nostra ideologia, e qui parlo dell'Occidente, un Occidente sicuramente, come viene descritto, privo di valori, privo di ideologie, è un Occidente moderno, l'Occidente che adesso abbiamo, in cui viviamo, è un Occidente che non ha nessuna ideologia, nessun valore da contrapporre. E continua a confrontarsi con questo tipo di estremismo con la violenza,
con la cecità di altra violenza, quindi la loro è una violenza che chiama altra violenza, e in questo cerchio, in questo ciclo non c'è mai una fine. E solo se saremo abbastanza intelligenti noi riusciremo a comprendere qual è il bisogno di queste popolazioni, non solo le popolazioni estremiste, ma le popolazioni dove questo estremismo nasce. Solo capendo i loro bisogni e capendo il pensiero di questo estremismo riusciremo a contrapporre un pensiero, un'ideologia in grado di fermare questo ciclo di violenza. Il Pakistan civile ha una linea ben precisa, è totalmente contrario a questo estremismo. E lo si può capire anche soprattutto dalle parole del dottore, del medico che viene intervistato e durante il documentario ci accompagna all'interno del Pakistan. Si capisce come questo estremismo non sia ben visto, c'è molta tensione, tutti capiscono quello che è in realtà questo estremismo, quindi un coinvolgere dei ragazzi innocenti in un'ideologia appunto estrema, e ci sono diversi scontri perché appunto il Pakistan vuole allontanarsi da questa immagine e lo fa in maniera forte, ma dall'altra parte gli estremisti non accettano di stare a guardare questa sorta di rivolta contro questo estremismo religioso, e quindi sono pronti a scendere in piazza. Quando sono state distrutte alcune moschee, o c'è stata l'ordinanza di distruggere alcune moschee, gli estremisti sono scesi in piazza a protestare. Gli estremisti spesso fanno manifestazioni dove bruciano DVD o dove bruciano libri, quindi fanno capire qual è la loro idea, la loro forza ideologica, che è totalmente contrapposta a quella di un Pakistan civile, che denuncia talmente questo estremismo. Lo si può vedere anche dalle testimonianze delle persone. La gente è stanca, è stufa di questo estremismo, dal quale è anche quasi spaventata, perché all'interno di queste moschee si plagiano totalmente le menti di questi ragazzi. In fondo poi queste moschee sono dei luoghi totalmente chiusi, nessuno sa cosa succede all'interno, e devo dire che il Pakistan ha esposto la propria idea, il Pakistan civile ha esposto la propria idea in maniera netta. Questo però fa capire quanto questo gruppo non abbia l'appoggio della popolazione, o quantomeno abbia un appoggio limitato, e quindi la popolazione non è dalla loro parte, se no non si creerebbero questo tipo di conflitto. E non hanno, a differenza del califfato, che aveva una forza militare, aveva anche un'intenzione di raggiungere il potere anche con la violenza, questi sono scontri che non porteranno mai a una vincita di questo estremismo, ma causeranno comunque sia sempre continue tensioni tra lo Stato civile e questo gruppo religioso, perché soprattutto non si riesce a trovare quello che è un dialogo, quello che può essere un punto di incontro. Sono due idee totalmente diverse, due ideologie contrapposte. Quella civile non rifiuta la religione, quella civile sta rifiutando questo tipo di religione, questo tipo di estremismo, in cui non si riconosce, in cui capisce che c'è qualcosa che non va. Questo tipo di estremismo invece è cieco, finge in qualche modo, secondo me, di cercare un'apertura, ma in realtà anche dalle parole degli intervistati si capisce che loro su alcuni argomenti, su alcuni tipi di situazioni sono totalmente intransigenti. E questo impedirà sicuramente un dialogo, e come abbiamo visto appunto scaturiranno delle tensioni sociali che porteranno a violenza e alla morte delle persone civili.